Ciao! Seconda serata di Sanremo, seconda... La facciamela da odia. Buonasera amici! Buonasera! Ma Ruggero, ma sei stato bravissimo! Grazie. Perché devono riempire buchi per questa seconda puntata di The Floor, perché praticamente Sanremo. Non devo... Sanremo. Di Sanremo. Scusi, che sumiglia. Possiamo far scendere, ecco, il nostro Ledo. Fabio, lo sai che oggi i cantanti presentano i cantanti? Volevo dedicare la canzone ai miei genitori che sono qua. Sono venuto a avere un figlio saggia. E lo sa solo Dio. Venga cattivissimo, ora vi spacco. Grandissima emozione con noi, il vero protagonista nonché vincitore del mio cuore, Gali. Gali con la sua buonissima acqua. Quante te ne bevi. Acqua Gali. E poi. Ma che figata sta sito, voi vivete tutta la settimana così? Sì, soffriamo tutto il tempo faticosa, qui sopra. Senza dormire, tra l'altro. Esatto. Mica come voi che non fate un cazzo. La notte che... Sei l'unico cantante di cui ho due CD comprati. Invece io di DNA ho il vinile con la limited edition, bello, con il DNA test. Io mi diverto a cantare i tuoi testi come se fosse Gigi D'Alessio. Ma perché sì? Io l'avrei detta, piace. Fumo, bevo, cambio faccia, mentre mi sbaffa l'aroma. Mentre cucino qualcosa, scusalo, di appetitoso. Oggi mentre facevo un'intervista sentivo lei che faceva le prove, una voce incredibile. Sì, sì. La tua acqua. L'ho bevuta perché sapeva un po' di te. Per noi è accoglienza, ragazzi. Grazie, ama. Conosco a memoria ogni tuo brano, ma veramente, La seconda... Io non riesco mai a capire se mi prende per il culo. No, è serio. Ci vogliamo baciare in bocca. Faccio anch'io. Fallo anche tu. Ma tu non puoi, come la regola? Non scherzo, voi non potete cantare il vostro brano mai. Se tu vedi tutti i TikTok da quando è uscito Pizza Kebab, sono senza labiale. Sono tutti. Perché non la puoi cantare. È vero. Punta al sole, ma non come i caro. Ah, ma è alfa, pensavo fosse un bambino di Mr. Ray. Perché sei entrati insieme, non può ridere, non può ridere, non può ridere. Ora cantaci una tua canzone che non è in gara. Il cielo sarà. Ringraziamo Gali per essere stato con noi. Grazie mille. Lo seguirò ovunque andrà stanotte. Ma Dargen sta diventando proprio un cantante sociale, se ci pensi. C'ha sempre questi temi. Rose Villain. Senti il mio cuore. Ah, Rose Villain ha detto la spugnetta per la cucina. Io che mi sentivo perso. Se questa canzone la cantassero nella Bella e la Bestia sarebbe perfetta. Vero, bravo. Mi fai morire, sei il mio preferito di The Jackal. Posso dire che il volo sono ciò che mia mamma avrebbe voluto per me? Io pure. E quando questo si prendeva la matita? No, i CD, bellissimo. La cassetta. Ma no, com'era bello quando ci mettevi la penna dentro e arrotolavi e poi scrivevi con quella penna, un'emozione che proprio che quelli dati dopo gli anni 90 non possono capire. Veniva a Sanremo che usciva la cassetta con la compilation delle canzoni. Diodato! Gazzelle l'hai sentito? Io non sono riuscito a sentire niente ancora. Sentiamoci una bella canzone insieme. Chi è il tuo preferito e perché proprio la salsa? Esatto. Chiudere gli occhi. Davanti fino a Antonio, ci canti ora la tua canzone. Gazzelle. Ma loro sono i quarterback. I ragazzi fighi sono andati a quello sfigato a dire ehi, dacci i soldi della merenda. Ehi amico, ma che diamine stai facendo? Forza, ma perché non mi dai la tua merenda? Anzi, voglio cantare col tuo microfono questa sera, con quello di Diodato. Noi siamo in BNKR7. Ehi, guarda qua. Ti stai divertendo? Molto. Ah, meno male. Questo è un palco importante. Ecco. Scusate. Qua, poi uno deve andare a cantare. questo fate voi, questo è del sabotaggio. Oggi, dopo la malattia, non so cosa darei per suonare davanti a 15 persone. È pazzesco vedere come comunque tenere vivo quel bambino, no? Ti aiuti poi. La musica in questo è maestra proprio di vita. Regalo che ci ha fatto Romagna Mia.
sul divano Rosville. Buonasera. Comodissimo. Prego. Conosci Diodato? Sì, sì, no, mai sentito. Ho sentito che vi piacevano le spugnette per lavare i lavandini. Wow, è la prima volta che paghiamo le conseguenze tangibili di un nostro meme. Abbiamo pure scritto Aldo, utilissima per scrostare. Perché siete delle grandi merde. Fottiamo i cantanti in gara. È il compleanno di Fabio. Tanti auguri. Tanti canta! Ti piacciono i Finlay, Rosville? Tu avevi una band punk, o sbaglio, ai tuoi inizi? Beh, Finlay, scusa, a chi non cultura. Piace? Cultura! Dici. No, puoi dire, no, è una frase, è una frase. No, stava cantando! Anche con salute! Ma siamo tutti allergici a te! Tesoro, noi questo vestito lo apprezziamo, lo sai, però se vuoi stare più comoda abbiamo un pigiama per te abbinato, tra l'altro. Il mio. C'è un pisolino? Sì. Vado a mettere? Sì, c'è una stanza di là. Canta Emma. Noi ringraziamo Diodato per essere stato con noi sul divano. Ciao Diodato! Ti vogliamo bene! Vabbè, dai, resta! Dimmi che rimani. Ora sto da Dio. Oh, vediamo Emma. Che cosa mangiate dietro? Vi arriva il cibo, non c'è tempo per mangiare. Quindi? Cioè non mangiamo, non dormiamo. Non ti è trattato una merda. Ma è l'isola dei famosi, Sanremo. Ringraziamo Rosville che si è tinte i capelli di castano. E ci ha regalato il suo vestito, grazie. Grazie, ragazzi. Ragazzi, ma siamo impazziti, abbiamo lasciato la porta aperta. Metti che entrano i neri per caso. John Travolta. Che cosa è venuto a fare John Travolta? Non lo abbiamo ancora capito, ma mo non ci applicamo nome. Sì, vuoi parlare con me? Tu mi insegni? Raga, ma lui è già venuto a Sanremo. Quindi è John un'altra volta. Yeah! Amadeus ha detto, viene un attore internazionale John Travolta. Come possiamo fare una cacata insieme? Il festival è sempre un'occasione per mortificare i talenti del mondo, Ragazzi, il momento più basso da quando ha acceso la televisione per la prima volta. Ma questo... Dopo questo momento raccapricciante vado a buttarmi giù. Scusa giovine, me la porti una versione di patatine. Scusa giovine, me la porti una versione di patatine. Però anche una piccola frangata di kochak e maionese. No però non te lo dimenticare che mentre arrivano le birre già si fanno, già si fanno. Incontra una ragazza, sono onoratissimo, contentissimo di ringraziare i neri per caso. Grazie, 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 grazie a voi, grazie, grazie a me. Come una musica, come domenica. Del prossimo brano in gara è Amare vuol dire saper lasciare Andrea Moccia. Una cosa che ho scoperto ultimamente, la durata delle canzoni, la durata media, sì,
è diminuita da 4 minuti a 3 minuti e 20, perché la nostra soglia di attenzione è evidentemente diminuita. Si sta restringendo. Vogliamo fare uno sforzo? Fare uno sforzo? Vogliamo guardare concentrati Sanremo? Godiamoci la musica. Mai. Non ce la faccio, c'è un saluto. Vennero pure l'anno scorso qui sì, a cantare questa canzone, a fare questa cosa e rovinarmi la vita. Però il testo è bellissimo, perché parla infatti di questa donna che viene rifiutata, poi alla fine dice: ma sai che ti dico, ma vaffanculo, io sono pazza di me. Quindi non è per te, è per me. Brava, brava. E ballo sulle vipere. Ma quello, sapete, esiste una formula della canzone del buon umore per eccellenza. Veramente. Ah, ci sta un neuroscienziato olandese, le parole, il ritmo, la velocità, il giro di accordi. Ok. E indovinate qual è stata la canzone che più si avvicina? Mon amour e Gigi D'Alessio. Solo tu, tu spegni sinceramente. Brava, brava, vai, 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 continua, vai, vai, vai. Vai, ok, ok. Ora circolare con le gambe unite, ok. Avrei voluto aggrappare. No, Morcia di Geo, grazie. Torna sulla nave. Di aver portato qui un po' di cultura. Ciao ragazzi. Oddio, c'ha il buco solo per l'ombelico. Oddio, che impressione mi fa, veramente. Mamma mia. Così non si forma un ippo l'ombelico. Clara. Cioè, tu ci pensi che loro si potevano riposare e oggi invece li hanno fatti presentare? Stare a luna di notte, cioè, per dire Clara! Hai capito? I schiatti, chitarra in coppo palco. Quindicesimo! Sono finiti tutti i cantanti in gara! E anche la mia pazienza! Io non ho sonno, mi sento bene. Perché non ce lo rivediamo da capo? Ah, bravissimo! Mamma mia, quanto vorrei che succedesse qualcosa. Cosa di brutto? Un buco morgononesco. Sì, bravo. Vediamo chi c'è al primo posto. Boom. Sì! Oh! Io per me, tu per te. Abbiamo un sogno nel cuore. Joyner donna campione. Mai pentimento, la scorsa, e